Quelli che state ammirando nelle immagini sono dei veri e propri capolavori realizzati da un grande artista triano che ha speso e spende tuttora, oltre a colori, pennelli e tele, tantissima passione. Stiamo parlando del professor Antonio Pavone. I suoi dipinti sono esposti nella sala consigliare del Palazzo Duchi d'Acquaviva ad Atri in una mostra che vuole essere proprio un omaggio al professore. Mostra inaugurata il 7 luglio scorso, grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale nella figura del sindaco Astolfi e dell'assessore alla cultura Umberto Italiani, che ha visto la presenza del noto artista Sandro Melarangelo. Pochi mesi fa a Teramo un'altra mostra organizzata dalla locale associazione Teramo Nostra per omaggiare la figura del professore. Perché dovete sapere che c'è tutta una grande storia dietro questo artista. Antonio Pavone, giovanissimo, partecipò alle mostre regionali d'arte già nel 1957, 1959 e 1961, eventi che testimoniarono in lui lo sviluppo della sua arte in relazione alla figurazione. La mostra di Atri, come ci spiega il suo curatore, il professor Emilio Marcone, vuole quindi rappresentare un documento di una serie di opere che il maestro ha realizzato nella sua vita artistica, non solo in Italia, ma pensate, toccando anche Africa, Somalia, Turchia, Egitto e Nigeria. È un omaggio al maestro Pavone, dopo che lo stesso omaggio è stato, celebrato dall'amministrazione provinciale, unitamente all'Associazione Culturale Teramo Nostra, una decina di giorni fa. Una mostra questa, quindi, che non vuole copiare quella precedente di Teramo, ma vuole appunto essere, il documento di una serie di opere, di quadri, che il maestro ha realizzato nel corso della sua lunga vita artistica, e in Italia e soprattutto in Africa, in Somalia, in Turchia, in Egitto, in Nigeria. Come vedete, appunto, ci sono quadri che sono indubbiamente molto significativi, soprattutto di una sua poetica che parte dal realismo e poi subisce le influenze del surrealismo e della metafisica. Riaccendere quindi i riflettori sulla produzione di questo artista locale anche nella mostra di Atri. Non dimentichiamoci che due opere del professor Antonio Pavone sono presenti nella mostra sul cavallo dell'arte allestita a Fontainebleau, curata da Giuseppe Bacci, direttore del Museo Stauros di Isola del Gran Sasso, dove partecipano tra l'altro grandi artisti affermati. L'artista Antonio Pavone è rimasto sempre legato alla sua Atri, dove quando tornò dopo un periodo di insegnamento all'estero riallacciò subito i rapporti con altri artisti della sua regione. Diceva qualche anno fa Ziveri, il suo maestro, il grande pittore Ziveri, che Pavone pratica è partito da una esperienza realista, poi però nel corso degli anni ha subito le influenze delle correnti nazionali ed europee e, dice lui, mi trovo a disagio oggi, però devo riconoscere che Pavone in pratica ha letto bene De Chirico, ha interpretato bene Éluard, ha rivisto Apollinaire, bene, e in qualche modo anche si è lasciato si è lasciato guidare bene, dalle diavolerie di Dalì, insomma, diavolerie tra virgolette ovviamente, insomma, no. Ma non è soltanto pittore il professor Pavone, è anche poeta e narratore, e nelle sue poesie e nelle sue, appunto, nei suoi racconti, nelle sue narrazioni, non fa altro che usare la penna in sostituzione del pennello. Professor Antonio Pavone, ma è talmente forte la sua grande passione dell'arte che addirittura lei si alza alle 3 del mattino per dipingere? Sempre, ma non adesso.
da piccolo, da sempre. Ho da parlare con la natura, ma con i pennelli, ma chiacchiera molto poco, vale a dire esprimere. Esprimono i dipinti, è una favola bella della vita, perché devo dire, non sono un parlatore, aiutatemi. Questo è motivo di grande soddisfazione, tutti questi lavori che lei ha realizzato. Ma penso che dalla quinta elementare ed è stato tutto un tiro fino a questo momento, in Italia, all'estero, naturalmente Egitto, Somalia, Turchia e Nigeria, tutta una vita. E adesso sto qua io come un, che devo dire, come uno spettatore, a non credere che io ho potuto fare una vita intera, ed è meravigliosa. E ringrazio il Padre Eterno e anche gli amici. Ecco, ma ad un giovane che oggi vuole avvicinarsi al mondo dell'arte, lei che consiglio dà? Ci deve nascere. Non c'è da come. Chi ha la vede, che non ha bisogno, perché a me mio padre era il contrario, si è rubato a mangiare che cosa, invece di sta pensare all'arte, che l'arte ha, non solo, non è questione di arte materiale, ma un'arte che avvicina alla natura e anche al Padre Eterno della natura. Un grande artista, quindi, spinto da una passione così forte per l'arte. Nonostante la sua età, il professor Pavone non si perde mai d'animo, utilizzando la mente per far riaffiorare i suoi bei ricordi di una vita, ma anche un pennello per dare spazio alla fantasia e alla creatività nella realizzazione dei suoi capolavori, i cui risultati sono davvero sotto gli occhi di tutti.